Eccoci, siamo tornati nuovamente in collegamento dal refettorio antico del convento di San Giovanni Rotondo, refettorio che ha visto la presenza del Santo Frate con le stigmate, Padre Pio. Siamo in compagnia di un suo confratello che avrà davvero da raccontarci, ha da raccontarci tante storie legate al santo di Pietrelcina. Lui è Padre Marciano Morra. Pace e bene, ben trovato. Pace e bene. Quest'oggi, Padre Marciano, ci racconterai una storia che ti vede anche un po' protagonista di quello che è successo e ha a che fare con le stimmate del santo di Pietrelcina. Raccontaci che cosa è successo in quell'occasione. È un episodio però che non riguardo di quando io ero sacerdote, ma quando ero ancora studente di teologia e quindi perché venivamo ogni anno durante le ferie estive, venivamo qui a San Giovanni per l'aiuto al santuario e quindi si viveva con Padre Pio, si stava con lui e quindi questo episodio riflette un poco questa situazione. Io ho sempre pensato, Padre Pio tiene le stimmate, beato lui che ha le stimmate e quindi è santo e bravo e bravo. E quindi ho sempre tenuto di vedere come sono queste stimmate. L'unico modo era servire la messa di buon mattino a Padre Pio. E perché? Perché Padre Pio come sacerdote alzava le mani e quindi le stimmate erano visibili. Il chierichetto, chi serviva la messa, stava inginocchiato ai piedi, di conseguenza, essendo in ginocchio, alzava un po' la testa e vedeva benissimo le piaghe. Quindi io ho studiato questo fatto e ho cercato sempre di servire la messa a Padre Pio, anche se c'era un ordine, quindi cercavo. E allora, Padre Pio dice la messa, alza le mani. Io li guardo, li stimo, tutto normale, tutto normale. Finito la messa, Padre Pio ritornava in sagrestia e rimetteva i guanti che aveva tolto per celebrare la messa sull'altare e quindi rimettere i guanti alle mani. Ma prima di rimettere i guanti, Padre Pio faceva un gesto molto bello, dava le mani sue a destra e a sinistra ai due che avevano servito alla messa e gli faceva baciare le mani senza i guanti, una cosa meravigliosa. Io prendo la mano di Padre Pio, sapendo come bisognava prenderla, con la mano concava, che non doveva toccare la piaga. Quindi io prendo la mano di Padre Pio, che sta così, e bacio piano piano, piano piano, mi ricordo che proprio lento per guardare bene la piaga, e bacio. Una volta baciato, non lascio la mano di Padre Pio, ma la porgo ad un signore che era a fianco a me, che io, dir la verità, non conoscevo, non so chi fosse. Questo signore, vedendosi la mano di Padre Pio, e preso dall'entusiasmo, prende la mano e gliela stringe. E ricordo questa scena. Padre Pio fa uno scatto, saltando da terra e gridando forte: «Mi fai male! Mi fai male!» E allora io capii che le piaghe non erano una decorazione, un riconoscimento pubblico, erano piaghe di sofferenza. E questa è stata la testimonianza bella, pratica, vissuta da me con le piaghe di Padre Pio. Grazie per queste tue belle parole, ti ringraziamo per i ricordi, per gli aneddoti, le testimonianze legate alla vita del santo di Pietrelcina che ci stai raccontando e regalando in questi giorni dedicati alla novena. Ci stiamo avvicinando alla festa di San Pio il 23 settembre, quindi davvero grazie di cuore, così come ti ringraziano tutti i nostri amici telespettatori. Ti salutiamo con il saluto di pace e bene.
pace e bene. E restituiamo la linea agli studi di San Giovanni Rotondo.